Ma salve! Allora, mi è arrivato qualcosa e spero che sia quello che penso. Attenzione! Mousepad Electric. Mi piacciono, è un po' per personalizzare sempre un po' di più il mio ufficio, farlo sempre più figo. Ne ho presi tre perché uno per un computer, uno per un altro e uno di riserva. Ed è molto bello, anche la mia firmetta qui. In realtà speravo che fosse qualcos'altro, sempre marca Electric Peo, ma mi sa che ancora non arriverà perché l'ho ordinato solo ieri. Ci tenevo ad avvisarvi che ho deciso, sotto il consiglio di molti di voi, di fare delle magliette con questo logo, logo ufficiale mio. O almeno, non so se ufficiale, sì, è ufficiale. Non lo cambio più. E per quanto potrei fare delle magliette con il disegno figo, come quelle che faccio per altri, a me personalmente piace molto di più il logo di impatto figo. Se dovessi ad esempio prendere una maglietta Mates, molto più probabilmente prenderei una semplicemente con la scritta piuttosto che con il disegno, per miei gusti personali, che poi li ho fatti io quei disegni. Il miglior modo per supportare i vostri creator, soprattutto quelli piccoli come me, non è solo guardando, mettendo tanti like eccetera. YouTube non paga bene, ok? Mettiamocelo in testa. O almeno non a me, piccolo creator. Fortunatamente io faccio un altro lavoro. Ma se tu che stai guardando questo video vuoi supportare questo canale, aiutarmi a continuare a fare quello che faccio nel migliore dei modi, puoi comprare nel link in descrizione una maglietta Electric. Presto arriverà anche la mia, io l'ho presa rossa. C'è a maniche corte o maniche lunghe. E questo è quanto per questo breve annuncio. Andiamo avanti, che abbia inizio il video. Ciao carissimi, ciao bellissimissimi, ciao tu ragazzo sexy, tu ragazza sexy, miau. Oggi siamo tutti qui riuniti per disegnare cose, ok? Ho deciso che oggi facciamo un po' di espressioni del corpo cibi. Perché? Non lo so, perché sono facili da disegnare e vanno benissimo come per imparare e iniziare, no? A fare un po' di corporature. Prima di studiare a fondo, ma perché Photoshop è cambiato? Che stavo dicendo? Non mi ricordo. Quindi spero che siate pronti, perché il nostro modello sarà Sabrina. Perché Sabrina? Perché l'ho disegnata un po' tante volte per fare quell'animazione lì. E quindi ce l'ho fresca ancora in testa. Inoltre la sto ancora disegnando per altre cosette. Ai ai ai. Attenzione, e quindi vorrei qui iniziare proprio con questa, no? Quindi faremo un po' di pose. Adesso io prenderei un po' di pose normali da internet, questa magica piattaforma dove si prendono cose, e cercheremo di rifarne alcune in cibi, quindi un po' più piccolina, carucetta, kawaii, arigato come sei mas. Per ora io direi di prendere le prime 5 e poi, se mai faremo un altro video, prenderemo le altre. Quindi partiamo dallo schizzo della numero 1, la numero 1 che c'ha questa posa un po' tipo da modella, sexy e tutto. Innanzitutto, quando fai il cibi, non che si mangia, non il cibo, quello è diverso, il manga anime cibi caruccissimo, io parto sempre dalla testa, perché la testa è quella grande che poi mi tutte le proporzioni del cibo, no? Innanzitutto qui vediamo che questa è un po' inclinata in questo senso, quindi dovremo anche noi cercare di ottenere la stessa inclinazione, no? E stiamo trasformando una posa vera che ho trovato su internet, cosa che faccio anche spesso, perché quando non so che posa fare per un disegno, o cerco magari una modella su internet, o una foto a me stesso, perché no? Mi metto lì, faccio la posina, mua, e tan! Subito la posa migliore che ci sia, perché non... Che modello c'è meglio di un peo? Dico io. Quindi qui abbiamo il nostro collino cibi, testolona cibi, quindi tutto in proporzione sarà più piccolino, no? Perché è un cibi. E non voglio ridire questa parola troppe volte. Quindi la nostra gabbia toracica la farò di questa grandezza, che è più o meno metà della testa, si può dire, no? Almeno a occhio. Come potete vedere, qui c'è un arco che va verso un'altra forma. Possiamo individuare qui, no? Il bacino. Quindi noi faremo sempre quella forma lì, un po' decentrata. Quindi se questo è il centro, lo faremo un po' più in qua, no? Perché è quella l'andatura che gli vogliamo far avere, perché lei sta appoggiata su il peso, si potrebbe dire, che è appoggiato su questa gamba, come si può vedere. Questa è in avanti, quindi questa spalla è più in basso, questa è più tesa con questo andamento. Ok, troppe pippe, andiamo avanti. Secondo me è già fin troppo grande questo corpo, quindi me lo rimpicciolisco, se no dopo non è troppo cibi ma è ciobo, che l'ho appena inventato. Qui aggiungiamo il manubrio che inizia a indirizzare le mie spalle, perché qua sale, qua invece la mia spalla, il mio braccio va dietro il bacino. Qui ci sarà il gomitino, devo aprire un po' di più questo braccino. Questa gamba va in avanti, questa va indietro, ok? Polpaccino, un po' troppo
potente questo polpaccino, signori. Mentre la gamba dietro ha una direzione totalmente diversa. Quindi questa è la nostra posa, ok? Quello che adesso io farò sarà farla diventare Sabrina, ok? Almeno la mia Sabrina Chibi. Quindi un bel occhietto, che mi sembra che Sabrina ce l'abbia gli occhietti. Non sono sicuro, ma io per sicurezza li faccio. La palpebra un pochino chiusa perché la posa sembra essere accattivante, quella del corpo. Quindi l'espressione facciale andrà d'accordo, no? Con la posa del corpo. Del corpo, colpo. Poi un sorrisetto appena pronunciato. Inizierò anche con i capelli che partono qui. Qui mi vengono giù e si appoggiano audacemente sulle spalle. Ma tu guarda che roba. Però ma come fai ad appoggiare così bene con così tanta audacia dei capelli? Ma io non lo so, guarda. Nemmeno io ti so rispondere. Però ma come fai a fare così tante pose in un solo video? Lo so, non ci ho pensato sinceramente. Mi sa che ne facciamo una sola. Cristo. Signori, sapete com'è? Io pensavo che fosse una robetta un po' più facile, poi mi metto lì a disegnare, mi diverto. Si spera sempre, no? Che mi diverta un pochino anch'io in quello che faccio. Qui facciamo uscire un po' l'orecchio. Sabrina è piena di orecchini, quindi per ora ne metto un po', ok? Ne metto un po' e via. Adesso non ci voglio andare a cercare una foto. E anche se il mio computer è pieno di sue foto, per ovvi motivi. Per ovvi motivi, ok? Non pensate male. Se la devo disegnare ogni volta, non è che ce l'ho per altre cose. Daremo un pochino di movimento ai capelli, che vanno verso questo lato. Questo ciuffo qua, non so come farlo, se dare un po' di movimento anche a questo, non troppo però magari, far vedere comunque l'orecchio anche di qua. Ma adesso come la vestiamo sta Sabrina che fa la posa da modella? E qui è un problema, perché potremmo esagerare con abiti troppo accattivanti, quindi bisogna stare attenti qui, perché se no però vieni demonetizzato. Attenzione, anche se una cibi carina, perché qui YouTube non guarda in faccia a nessuno. Beh, io direi che siccome ho visto recentemente una foto su Instagram, non so se la vigilia o a Natale proprio, che uscita con Sasha portava questa specie di abito da uomo, direi, questo smoking, non so cos'era, ma molto figo, quindi la vestirò così. Quindi con una camicia sotto la giacca elegante, che adesso andremo a fare. Qui un attimo devo decidere quanto grande fare le boot, che censuro per sicurezza, perché se no mi demonetizzano. Quindi Peo del futuro, spero ti sia ricordato di censurare con un beep o un verso di un animale. Che la giacca si appoggia bene sul suo corpo, creerà qualche piega nei punti di cambiamento del corpo. Attenzione, la telecamera si è spenta, ma tu pensa un po' che roba magica. Segni di appoggio qui, attenzione dove si appoggia la manina, appunto. Quindi altre pieghe, la spalla, e mi scende giù, attenzione. Attenzione, attenzione, signore, questo è proprio un disegno di quelli che guardano. Quanto vi divertite con zio Peo? Ma quanto? Qui infiliamo la camicia nei pantaloni, per carità. Attenzione, altra spalla che scende, un po' di pieghe nell'arco del braccio, qui nell'articolazione. Qui facciamo un risvoltino o l'arrivo pieno dei pantaloni belli a caviglia stretta, perché mi sa che punto la caviglia stretta e basta, senza troppi risvoltini. E a me il risvoltino non piace portarlo. A me il risvoltino non piace portarlo, ma piace disegnarlo. Non so perché. Qualcuno me lo spieghi, io non lo so. Andiamo a fare il polpaccio posteriore. Attenzione che... posteriore, il polpaccio posteriore e basta. Non è che ce n'è uno anteriore. Ti immaginate il polpaccio anteriore? Anteriore il polpaccio. Qui bisogna lavorare bene con un bel tacco, ok? Quindi qui tocca trovare bene la forma per fare bene l'attacco, cioè l'entrata del collo del piede. Questo tacco qui dietro non si vedrà, ma questo qui si zia. Quindi qui ci sarà il mio tallone, il tacchetto. Attenzione il tacchetto, guarda un po' il tacchetto, quanto eleganza. Quanto è eleganza? Quanta eleganza è? Adesso chi vuole comprare questo disegno originale mi lascia nella cassetta la posta, facciamo, non so, un par de cinquantoni e ve lo regalo. E adesso dico, se vogliamo fare almeno una posa per disegno, almeno a colorarla, perché se no, che razza di bestia sono, no? Manco la coloro. Cioè, se non la colori nemmeno, Peo, allora posso anche disiscrivermi. Mamma mia, che canale del cavolo, ma io non pensavo, guarda, per questi video così proprio scrausi. Ma vedi questo? E già mi ero disiscritto quando non sapevi che i tentacoli di Tokyo Ghoul si chiamassero Kagune, pensate. Quindi prima di tutto famo un po' di pelle, sì, qui che ta prendo un po' di pelle un po' più scura, sì. Poi andiamo a fare un po' di ombrette qua, simpatiche carucce, che dici anche tu, opè, male non è, che dici? Oh, perché parlo così? Ragazzi, sono stanco, cioè ho lavorato pure tutte ste feste, cioè io il 24, sì, io il 24 che mica stavo a mangiare il pandoro, lo paculoio, no, io stavo qui.
a disegnare, hai capito? Io un po' di riflessini qui sulle guanciotte, sulle guancette ce lo metterei, perché dici, perché no Peo? Dico io, dici tu, e io ti do sempre retta, commentatore seriale su YouTube. Adesso ci togliamo subito la cosa peggiore, che sono i capelli, perché i capelli di Sabrina sono multicolor, multicolor a quanto pare. Quindi io inizierei innanzitutto col colorare tutto di arancione, come le arance estive della Sicilia proprio. Un arancio che più arancio si muore. Infatti si dice sei morto come un arancio dalle parti mie, e per parti mie intendo questo ufficio, non la regione. Di solito in questo ufficio si usa dire così, si usa anche dire tipo campa a cavallo, che tanto chi t'ammazza? Nessuno, poi non c'è niente da fare, quindi stai lì e campa, così si dice da queste parti, e lo so, un po' particolare, le mie parti sono particolari. Ah, siccome noi non ci volemmo sta 7 ore su un disegno, adesso facciamo una cosa interesting, dobbiamo ingiallire un po' qui sopra, poi rendiamo un po' più marronoso il qui sotto. Poi dici, ma Peo, ma un po' di riflesso su sti capelli non ce li metti? Io ti dirò, beh, tu pure che ti lamenti sempre, c'hai ragione. Poi occhi, faccio prima il dentro tutto bianco, c'ha un po' di ombra anche negli occhi, perché no, fanno risaltare un po' il tutto. Troviamo un bel verde quasi acqua per gli occhi di Sabrina, un po' di ombra anche sulla camicia, un po' di ombra, luci eccetera anche sullo smoking o quello che diavolo è, ancora non l'ho capito nemmeno io. Un po' di riflessini un po' più lucidi sulle scarpe, che fanno capire che sono appunto scarpe lucide, tacchi lucidi. Bene signori, ci siamo, prima posa della Sabri, vestita con tailleur, insomma smoking, non so quello che è, quello che ho visto insomma sull'Instagram story sua. Ultima cosa che voglio fare è trovare un bello sfondo non troppo saturo, carino, tipo questo, perfetto proprio, ma che perfezione, oh! Man baby, oh. Le perfection, la perfezione. Qui fare una sorta, ecco, di sfondino, non male, un tocco di viola dall'alto, che male non è, e un tocco di sverniciatura, pam! Un rosa anche più acceso direi, pam, ed è tutto molto più bello, una bella firmetta. Bene, se vi è piaciuto questo video e volete vedere altre pose della Sabri o di qualunque altra cosa in generale, mi raccomando 4 milioni di like, se no non faccio più video. No, a parte scherzi, semplicemente dimostrate il vostro amore schiacciando qua sotto il pulsante a forma di pollice in su se questo video, questo disegno vi è piaciuto, ma soprattutto spero che non vi scorderete mai che avete visto, che rimarrà nei vostri cuori, che questo era Electric.